Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. È il grande giorno della finale del Tirreno Adriatico, 61esima edizione qui sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Come al solito è la Riviera delle Palme ad ospitare il gran finale della Corsa dei Due Mari. L'occasione è giusta anche per promuovere il territorio con le riprese della RAI, inizieranno già a partire dalle 13.30, ma anche Eurosport 2 si collegherà con il tracciato per riprendere le fasi finali della tappa. Intanto in mattinata si è svolta la gara Juniores, il primo appuntamento per i più giovani dei ciclisti, e che ha di nuovo messo in evidenza la perfetta organizzazione dell'associazione sportiva Picenum Pedale Rossoblu. Alessio Marcozzi, presidente Pedale Rossoblu Picenum, riuscitissimo con la seconda edizione del San Benedetto del Tronto di cronometro Juniores. È stata una sfida perché in questo momento particolare ce l'abbiamo messa tutta. Volevamo riportare a San Benedetto questa manifestazione dopo l'exploit che abbiamo fatto 2 anni fa. Anche quest'anno non ci hanno smentito, perché i partenti sono stati di alta qualità. Già si pensa per un altro anno, che sono in contatto sempre con la federazione, addirittura si pensa di fare solo per rappresentative, perché c'è stata una richiesta di partecipazione che non ci aspettavamo. Ci tenevo quest'anno in modo particolare perché è passato un anno che è morto il fondatore del Pedale Rossoblu, e ci tenevamo perché abbiamo intitolato pure la gara un suo primo memory all'Angelo Coccia. Ci tenevamo veramente tanto, fino all'ultimo incrociavamo le dita per questo problema della pandemia che non ci vuole lasciare. Ci siamo riusciti, è andato tutto bene, siamo veramente veramente contenti. Sonia Roscioli, Gran Fondo San Benedetto del Tronto, nonostante il Covid si farà? Sì, si farà, e abbiamo dovuto spostare la data e andremo al 3 di ottobre, nella speranza di un ritorno alla normalità. Già però il fatto che la Trinità sia tornata a San Benedetto, questa gara degli Juniores ridà un po' slancio a tutto il ciclismo. Sì, e infatti ci ha dato un'iniezione di positività, e quindi di conseguenza sono certa di poterla fare e di portare a San Benedetto tanti ciclisti come tutti gli anni.